Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, benvenuti nuovi iscritti e soprattutto buona Pasqua. Passate bene queste giornate, vi auguro di andare in vacanza, speriamo che ci sia il sole, anche per chi non va in vacanza, una gita fuori porta, se c'è il sole è perfetta, si sta con gli amici, con la famiglia, con le persone a noi care e insomma sta arrivando la primavera, cioè è arrivata. Aspettiamo il sole che sta arrivando anche lui, per cui vi rinnovo gli auguri. Vedete inquadrato, è un biglietto d'auguri veloce perché ormai siamo agli sgoccioli, domani è la vigilia, e se vogliamo fare appunto un biglietto personalizzato fatto da noi da regalare, non lo so, da fare come un segnaposto oppure da regalare così personalmente ai parenti, agli amici, alle persone a noi care con le quali appunto abbiamo un rapporto di affetto. Allora, velocemente, qui è la prima parte dove ho ritagliato questa forma di uovo, diciamo. Per la forma dell'uovo potete semplicemente scaricarla in internet o trovare un qualcosa che avete in casa di forma ovale, per cui fate la sagoma su un foglio di carta, dopodiché la riportate sul tessuto anche a fiorellini, tessuto a vostra scelta, quello che voi preferite. Io, vedete, ho utilizzato questa tela grezza e ho tipo tela dei sacchi, diciamo, juta o quant'altro. Allora l'ho ritagliata e ho incollato, ritagliando dal pannolenci queste forme. Potete utilizzare anche la gomma eva, gomma crepla, che anzi è anche molto comoda come da ritagliare. E quindi seguite semplicemente il soggetto che vedete davanti, ritagliate la finestra, ritagliate le tendine con un di passamaneria ricamata o meno, insomma, e create una sorta appunto di facciata di casetta. Dopodiché andremo ad incollarlo su un cartoncino, io lo farò giallo perché è molto pasquale, così potete farlo rosa anche nei colori della primavera ovviamente, quindi azzurro, lilla, e sopra metteremo, sempre ritagliando dalla gomma eva o anche pannolenci perfetto, faremo una sorta di tetto, di tettuccio. Poi vi metto l'immagine, diciamo, il cartoncino finito. Io vi ringrazio per l'attenzione, un tutorial velocissimo perché andiamo di corsa, perché ormai la Pasqua alle porte. Io vi ringrazio e ciao a tutti, alla prossima. Vedete che il taglio è piuttosto sommario, non importa la precisione, ma importa il pensiero. Il nostro biglietto di auguri finisce qua. Vi ho fatto vedere che la gomma eva, la crepla, come volete chiamarla, si può anche colorare, per cui io l'ho colorata con questo rosso aranciato acrilico. L'altro verso, diciamo, di questa gomma crepla è quello con i brillantini che vedete qui. Fate un po' in base al vostro gusto, io lo volevo piuttosto rustico, per cui ho pensato di dipingerlo. Per quanto riguarda l'interno del biglietto, beh, questo è fare vostro. Io, per quanto mi riguarda, ho fatto la mia parte. Auguri di nuovo, ciao a tutti!